Anche qui chiediamo che le informative sull'andamento delle coperture, sull'andamento della spesa relativamente agli oneri di copertura, l'esecuzione di questi trattati siano comunicati non solo agli organi di governo, quindi al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ma siano comunicati in maniera puntuale anche alle commissioni parlamentari competenti, che in questo caso non sono solo ed esclusivamente quella della Esteri e della Bilancio, ma evidentemente anche quella della Giustizia e magari anche alla Prima Commissione. Tentiamo un'ultima volta di introdurre qualche minimo principio di buonsenso all'interno di un testo che di buonsenso pare averne veramente poco. Grazie. Grazie, sono arrivato in ritardo, onorevole Pini, ho già finito di parlare. 3.26, onorevole Gianluca Pini, parere contrario del relatore e del governo, la votazione aperta. Malpezzi. Abbiamo votato tutti? No, onorevole Grillo. Ok, altri? La votazione è chiusa. Presenti 435, votanti 353, astenuti 82, maggioranza 177, favori 65, contrari 88, la Camera respinge. Siamo a questo punto a votare l'articolo 3, la votazione aperta. Brescia. Righetti. Ci siamo? No, Brescia non riesce ancora a votare. Bene, mi pare che a questo punto hanno votato tutti, la votazione è chiusa. Presenti 434, votanti 413, astenuti 21, maggioranza 207, favorevoli 409, contrari 4, la Camera approva. Sull'articolo 4 non vi sono emendamenti, se non vi sono dichiarazioni di voto lo pongo in votazione, la votazione è aperta, votiamo l'articolo 4.